Ciò che l'occhio ha visto, il cuore non dimentica. È questo il titolo dell'incontro svoltosi questa mattina presso l'Auditorium San Benedettese. Un convegno rivolto ad aziende, enti pubblici, cittadini, ma soprattutto ai giovani degli istituti inferiori e superiori, interessati ad approfondire le innovazioni tecnologiche, la bioedilizia, le energie alternative e il risparmio energetico. Una 17ª edizione del premio Libero Bizzarri, che oltre a dare ampio spazio alla cultura, ha voluto sensibilizzare le nuove generazioni sulla tutela del patrimonio ambientale. Abbiamo voluto un forum su temi che ci attraversano e non voglio dire che ci stanno travolgendo. Le giovani generazioni fin dalla scuola materna, dico io, devono acquisire delle conoscenze certamente rapportate all'età e alla sensibilità che hanno rispetto all'età. Operare in edilizia attraverso azioni ecosostenibili significa rispettare ciò che non appartiene solo a noi, ma a tutti, specie alle nuove generazioni, che vorremmo ereditassero non solo i frutti del benessere tecnologico, ma anche un ambiente sano. Le nostre case sono organismi vivi che interagiscono con l'ambiente ed i suoi abitanti e sono il contenitore nella maggior parte della nostra vita. I ragazzi debbono uscire dal percorso di scuola, dalla materna alla scuola superiore, qualunque sia poi l'indirizzo della scuola superiore, quindi non solo di tipo scientifico, debbono uscire con la certezza che è possibile salvare l'ambiente e che è compito di ciascuno di loro salvare l'ambiente. Conoscere i materiali biologici, le tecnologie costruttive tradizionali, riappropriarsi di concetti e tematiche che ci appartengono, non può che consentire, al di là del benessere dell'individuo, il ripristino e la conservazione dell'equilibrio millenario tra uomo e ambiente.